per registrare video sui prodotti preferiti di questo mese. Ho qui, oddio, tutte le mie tipo domandine, eccole qui. Ho qui tutte le mie domandine, tra virgolette, e io direi di iniziare subito. Ragazze, vi dico, giovedì vado a farmi la tinta e dovete consigliarmi cioccolato o color nocciola? Non lo so. So che questo colore in videocamera è bellissimo, mi piace un sacco. E infatti se vedete tipo dicembre o novembre, dicembre, ero molto più scura. Adesso sono molto molto più chiara. E in videocamera sembra bellissimo, nella realtà a me fa schifo. Non so perché adesso è anche cambiata la luminosità. Comunque, allora, via con i prodottini. Allora, primo prodotto, oddio, musica del mese. Allora, una musica che ho ascoltato parecchio in questo mese è un po' una musica tamarrina, diciamola così. Sì. Non so perché sono andata in fissa. Ah, giusto, una settimana fa vi voglio dare la notizia. Ho preso la patente, quindi finalmente la patente. Sono molto molto contenta, in realtà. E questa qua è di The Horror, penso si chiami così, fuori c'è un tempo orribile. E si chiama 5 Hours. Beh, è questa qui. E poi ci sarebbe anche un'altra che mi è piaciuta particolarmente, ed è del cantante Sean Paul, si chiama Turn It Up, ed è molto molto carina anche quella. Ve la consiglio. Adesso vi faccio sentire, vado un attimo su internet e ve la faccio sentire. Spero che non ci sia la pubblicità, altrimenti mi ammazzo. Comunque è molto molto bella. Quella di prima era, come avete potuto sentire, è molto più tunz, cioè più tamarrina, diciamo. Questa qua invece secondo me no, è molto più, cioè a me piace un sacco. Io non so se voi conoscete il cantante Sean Paul, ma vi consiglio di andarlo a sentire perché è eccezionale, a me piace un sacco. Beh, è più o meno questo. Spero di farvi sentire. Beh, è questa canzoncina qua. È molto carina. Ora spero che non mi venga il copyright, altrimenti mi sa che qua passo. E niente, queste due sono le canzoni che ho ascoltato di più nel mese di aprile, perché sono i preferiti di aprile, non so se l'ho già detto. Profumo del mese, è assolutamente, è cascato, La Vie Belle di Lancôme, mi è stato regalato a Natale e praticamente lo utilizzo tutti i giorni, sì, tutti i giorni. In questo preferito di aprile tolgo la cosa più brutta del mese, la cosa più bella del mese e... da oggi toglierò anche l'acconciatura, perché l'acconciatura, vi dico già, sono capelli lisci. Lisci o mossi, dipende da come mi gira in quel periodo, cioè di come mi gira quel giorno in cui li asciugo. E comunque sono sciolti. Tornando al profumo, questo qua, la boccettina è questa. Come potete vedere ne ho usato tantissimo. Cioè, costa un sacco di soldi. Perché davvero, questo è davvero un sacco, però è bellissimo, è buonissimo, il packaging mi piace un sacco. È proprio buono, cioè a me piace un sacco. Un altro profumo che appena finito La Vie Belle mi comprerò sarà Black Opium di Ivano Santolorenzo. E mamma mia, mi piace un sacco. Io vi consiglio di farvene dare un campioncino da Sephora o da qualsiasi profumeria, perché è troppo buono, cioè mi piace un sacco. Però questo è davvero tanto, cioè... è una spesa come profumo, diciamo così. Film del mese, allora, a parte che era iniziato Jersey Shore, quindi il prossimo mese sarà sicuramente come telefilm barra film Jersey Shore,
Film del mese, film che sono andata a vedere, è stato recentemente oltretutto, è stato Adelaide. 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 Boh. Adeline, sì, Adeline. Quello che ha come protagonista Serena van der Woodsen, ovvero Blake Lively di Gossip Girl. Ed è Adeline l'eterna giovinezza. Mi piace, a me è piaciuto un sacco. Trovo che sia un film molto molto carino. Voglio andare a vedere presto The Avengers, The Winter Soldiers, se non sbaglio. E perché è uscito da poco anche lui e voglio andarlo a vedere assolutamente perché ho seguito tutte e cinque storie dei cinque protagonisti, no, forse dei quattro perché mi sa che la vedova nera non ho seguito, non ho visto il suo film, comunque sia. E poi ho visto The Avengers, ora mi manca il 2, quindi sono molto contenta, mi piace un sacco. Viva. Comunque il film del mese è stato Adeline l'eterna giovinezza, oppure sto seguendo dalla prima stagione, adesso sono arrivata alla settima ottava, non so. Grey's Anatomy, mi hanno già spoilerato l'undicesima stagione, non vi spoilerò niente, però mi hanno già spoilerato perché tutte le pubblicità ne parlano e tutti quando è uscita si vede quella puntata hanno messo sta cacchio di foto e quindi io so cosa succede nell'undicesima stagione, però vabbè dai. Accessori sono assolutamente tre. Uno è questo anellino qua. Vabbè, questo qua ce l'ho sempre, sempre su. Però questo qua è un anellino che in quest'ultimo periodo sto continuando a mettere. È un semplice anellino, penso neanche in argento, perché ogni tanto mi ha lasciato il verde qua. Allora poi l'ho ricoperto di smalto trasparente e non mi ha più lasciato niente. Comunque è un anellino molto easy. L'altro è questo braccialettino qua che mi è stato regalato a Pasquetta. O Pasqua, Pasquetta. Da mia zia ed ha il specie di chiamangeli e qua una coccinella. Qui ha un dettaglino e poi una coccinella, non so come si chiami, non so che cosa sia, tipo un'asticella. E l'altro è il mio Tiffany solito piccolino, questo qua, oddio, questo qui, che adesso oltretutto hanno aumentato il prezzo. Questo qua ha il retro, se vi interessa, azzurro del classico colore Tiffany. E questi qua sono stati i miei accessori del mese. Gli orecchini non li cambio mai. Ho il piercing qua, il piercing qua e il piercing di qua. Qua ho un orecchino che mi è sfondato quando ho fatto il terzo. Questo qui, un orecchino che mi è stato regalato. Di qua pure la stessa cosa, la stessa situa. Cioè, se vi devo stare lì a far vedere tutti i miei orecchini, ci passo la vita. Mi voglio fare un altro piercing in realtà. Uno sarebbe al naso, ma secondo me mi sta alquanto male. E l'altro sarebbe qua, più o meno. Non so se avete presente qua. Si chiama trago, se non dico male. Trago, sì. Dovrebbe essere così, comunque è quello lì. Però mi mette ansia il fatto che mi hanno detto che tipo può paralizzarti metà faccia. Non lo so, è stata una cosa orribile. Quindi sono sempre lì, sono sempre indecisa se farlo o no. Fatemi sapere se voi sapete qualcosa in merito a questo piercing. Sono già 8 minuti che sto parlando. Fantastico. C'è gente che mi odierà. Allora, cibo, sono andata su schifezze, non ho mangiato nulla di particolare. No, forse il cibo del mese, sapete cosa sono? Le verdure grigliate. Ragazzi, io per questo mese sono andata di verdure grigliate a bestia. Cioè, mi piacciono un sacco, quindi ve le straconsiglio. Make-up del mese, una cosa che ho utilizzato tantissimo, che in questo momento non ce l'ho su, però vabbè, fa lo stesso. L'ho utilizzata per tutto il mese di aprile. E sì, per tutto il mese di aprile, è questa palettina Sephora. Nella tonalità nude, la trovate ancora disponibile se vi interessa. E cosa ho utilizzato? Porcaccia la miseria, cosa ho utilizzato io? Allora, ho utilizzato un sacco questo colore qua che sarebbe tipo una base così opaca, e questo colorino qua che funge da illuminante. E questi qui sì, sono stati i colori che ho utilizzato di più in assoluto. La qual è la matita? No, il pennello lo raccoglierò più tardi. E altro prodotto è stato l'altro ombretto che utilizzavo nella piega, perché prima applicavo l'ombretto che mettevo nella piega, poi applicavo quelli. È sempre di Sephora, adesso mi viene da starnutire, ed è questo qua, un sample di ombretto che mi è stato regalato tempi or sono. Ed è questo qua, un color caffè.
E se interessa, il Coffee Brown numero 18. Mi piace un sacco, è proprio trovato molto molto buono. Sì. E altro prodotto che tra poco mi accompagnerà da qui al resto di maggio, se fa bel tempo, è questo. Cioè, è un semplice collirio della Bioxesin, per occhi all'aloe vera. È a spray. Sì, quando me lo devo mettere ci metto una vita, perché mi metto da sola e sono lì che tengo l'occhio aperto e l'altro spruzzo, devo vedere se spruzzo dritto e l'occhio mi si chiude perché ho paura. E quindi niente, questo era per quanto riguarda il make up. La pettinatura ve l'ho già detta, sciolta. Per quanto riguarda la doccia, questo qua ha la spuma di champagne, ma sinceramente è formato famiglia, quindi probabilmente anche a maggio lo ritroverete. E smalto, infine, sono due smalti di cui vi voglio parlare. Uno è questo qui di Essie, che in realtà è questo qui cosù. Vi faccio vedere. Eccolo qui. È un po' sbeccato perché dovrei rifarmelo, però vabbè. E se vi interessa, 27 Watermelon. Turbillon. Vabbè, è 27, l'avete visto. E mi piace un sacco. Il problema è che ogni tanto dura, ogni tanto no. Non lo so per quale motivo, ma ogni tanto mi dura un sacco, ogni tanto non mi dura nulla. Comunque, cioè, è buonissimo, ve lo straconsiglio. Ora di essi sto puntando da un po' di tempo il Fiji. Mi piace un sacco. Vi consiglio di andarlo a vedere. E altro prodotto è questo qua che si chiama The Soul. Ed è questo smalto qua che applicato sull'unghia è un trasparente con dei riflessi cangianti sul rosato e una volta che è stata alla luce del sole diventa un bellissimo rosa. Shocking! Ora vi faccio vedere perché mi ero fatta una foto giusto per ripromettervi di farvela vedere e detto che non so se poi la metterò sicuramente come foto nel video, vi faccio vedere come diventa. Sì, lasciate perdere. Diventa questo bellissimo rosa viola shocking e in realtà è questo colore qua. Quindi, come potete vedere, questo prodotto qua funziona davvero alla luce del sole. Ce l'ho da un annetto circa, quindi anche dopo a distanza di tempo funziona ancora. È stato prodotto in USA. Se vi interessa, e penso che voi lo possiate trovare in farmacia. Non ho idea di quanto costi perché mi è stato regalato dalla mia zietta e la ringrazio ancora perché è buonissimo. E questo qua, se vi interessa, si chiama Pretty in Pink. Sì, e so che c'è in varie colorazioni. Quindi niente, questi qua erano tutti i miei preferiti del mese di aprile. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione enorme e vi saluto. Ciao!